dalla parte opposta in mezzo alla ricezione c'è Wilfredo Leon, tira Leal forte su di lui, Leon perfetto, pipe dello stesso Leon, toccata dal muro, la difende Henderson, finta di Giannelli, pallonetto di Henderson, difende Nimir, non la tiene Wimmenbacher, Erving Apet col contratto a rete, una giocata formidabile, formidabile, tutti in piedi nel tempio del volley, colpo da fist volley di Erving Apet. Ecco, la partita comincia ad andare dove ci aspettiamo che vada. Jordi Solé sul bagger di Ingapet, ricezione un po' bassa, attore contenuto. La palla gestita da Bruno Rezende, Erving Ingapet il pallonetto, e nel pallone speciale va sempre per terra, Erving Ingapet. Strana partita. Joao, primo tempo di Alletti, servito da Falaschi, non va, attacca Van Garderen. Falaschi la difende, Randazzo in bagger, chiama la seconda linea, il pallonetto di Joao lo tiene Bruno, poi attacca Leal, il vincente quasi da terra e torna all'allungare più 4. Va ancora forte, collaggi in ricezione, Giannelli scontato in 4, la difesa di Ingapet sull'attacco di Anderson, poi Ingapet a fermo, prova forte! E allora Erwin Ingapet fa impazzire il Palapanini con il secondo punto consecutivo per il più 4 Modena. Non sono mai punti banali, quelli del campione olimpico, Erwin Ingapet. Perugia in sofferenza, perde la chance di far servire ancora Leon, Bruno forte su Leon che sta ricevendo benissimo in questa partita. Dietro per Riclitti, murato da Erving Apet, murato da Erving Apet, che come può si tiene in partita. 23-18, muro di Apet, fondamentale per avvicinarsi a 2 punti dal favore. Nel primo set con il 56% in attacco, doppiato da Bruno Simon, poi il zero out di De Cecco su Leal. Però è importante, tenuto da Colaci, Reklinski, c'è il muro di Gapet, muro punto nel francese, 11-5, ancora un timeout per Nicky Verbic, costretto al timeout. Gara 4, semifinale scudetto, eventuale gara 5, metà settimana a Perugia, tira forte Nimir, tiene Henderson, fa un miracolo. Leon Bagger rovesciato, può attaccare Riklinski, piazza la palletta, tiene Gollini, finta di primo tempo, fa il Gapet, che torna a segnare dopo un'eternità, va addirittura di là, Erving Gapet. Si sblocca Erving Apet, che era stato murato ripetutamente, spietatamente da Perugia nell'ultima ora di gioco. Sbatte foto da Apet, la ricezione è buona e poi Apet non sbaglia, con ricezione perfetta, si velocizza il gioco di Modena, Apet rimette a gara il pallone del più 3. E quando Bruno riesce a giocare questa palla velocissima con Erwin Gabbè, diventa secondo gol per Solè, pallone che scende da Rossino, un po' spostato, Bruno va da Gapet, non attacca forte, attacca di intelligenza il francese e Modena si porta sull'1-0 di questa gara 5 della semifinale, avanti Modena 25-19 e ora è una partita tutta da vivere. Tutta da vivere, Modena sta facendo la partita perfetta. Nimir quasi riesce, l'ace con Bottolo che va in ricezione e ora di nuovo Nimir con il palleggio di Ingapet. Grande palleggio di Ingapet per Nimir che gli consente di trovare il punto del 3-0. Forza, ricezione di Leon, buona, Giannelli, va da Solè, la difesa di Stankovic, palla nella metà campo di Perugia, la ricostruzione affidata a Colaci, 4 ancora per Leon, che porta la difesa di Erving Apet, il palleggio di Nimir per Erving, contro il muro a 3, non porta, la palla cade, 13° punto Modena, Erving Apet, con umiltà, senza tirare forte, giocando sulle mani del muro, sfruttando anche una difesa non perfetta della Sir.
Adesso una Coppa Italia. Allora vediamo il servizio di Camille Ricchisi, che va a servire forte su Van Garderen, nel pallone a spostato, ci arriva Nimir, il pallone diventa buono per Erwin Capez, fa staccato, mamma mia, Erwin Capez mette a dare un pallone incredibile. Guardiamolo pure da forte ancora su Rossini, pallone altissimo, Bruno spinge per Capez che fa una magia, il muro di Perugia è impreciso, lo spinge sulle mani di Sole, 11-8. Un po' nervoso Brizard per Holt, carambolata, possibilità di rigiocata per Piacente, per Modena viene ancora la difesa di Piacenza, Stern ci prova con un grande colpo, la difesa di Modena, poi grande palleggio di Capet per un punto clamoroso di Nimir. Cosa ha fatto un Capet? Mi chiamavano la doppia, era forse al limite. 20-14. Dragan Kravitz, seguiamo la sua battuta che va da mandare, la gestione è perfetta. Bruno sceglie la pipe di Ingapet, Zanelli in difesa non riesce a tenere vivo quel pallone, 21-16 Modena. Prima pipe per Modena, cercato Erwin Ngabe che già gioca su questa diagonale in zona 1, escludendo a priori anche Giannelli. E allora si ritorna da Camille Ricchisi che va a servire ancora su Van Garderen, Bruno da Ngapet, palla veloce da riscaldamento quella di Ngapet, attacca ad una velocità impressionante fuori fase il muro di Perugia. Palla molto vicina questa volta, contrariamente a quella precedente, Ngapet in canzone interna riesce a giocare su zona 1, 3 punti. Allora Wilfredo Leon ancora forte da Van Garderen, sezione alta, la giusta Bruno per Ngapet, ancora a posto fatto, tocca il muro, c'è l'appoggio di Leon e poi Giannelli va da Ricchisi, il muro di Modena di Erwin Ngapet che mette le mani e annulla l'attacco di Ricchisi, annulla soprattutto il turno di battuta di Leon. Soprattutto per Modena, pericolo scampato, è sempre il pericolo pubblico numero uno. Dai 9 metri su 14 pari, capitano della nazionale, forte da Rossini, Bruno lo sguardo di là e poi cerca Erwin Capez, velocissimo, il sovralancio sulla palla, ma non è che scompare, ripassa in vantaggio Modena. E Bruno Basso della gente! Che va forte, la palla tocca al net, Soler riceve, palla a filo, molto, prova in attacco, viene Modena in copertura, poi c'è Erwin in attacco, Erwin, palla a terra, un colpo da Ngapet, sopra il muro, senza chiudere il colpo, il palo a Pallini, esplode, siamo 5 a 5. Dragan Stankovic, flottante, anzi prova a spostare, ma Colacci risponde in maniera perfetta, allora si va da Ricchisi, tocca il muro di Bruno, può rigiocare Modena, lo fa in 4 con Erwin Ngapet, palla a terra, 5 i punti anche per Modena, con il primo vincente di Erwin Ngapet, 5 pari, volevamo equilibrio. Adesso Perugia si porta 7 in parità, 7 pari. Ed è proprio Sebastore al servizio, sua flottante su Ngapet, ricezione buona, Bruno va da Ngapet che attacca da posto 2, no, da posto 2 e non cambia il risultato. Squadra in controllo per un set Perugia da lì in avanti, serie stranissima, in ogni sua piega, Van Garderen fa quello che può con un'altra bordata di Leon, va che rovesciato di Ngapet giocabile, Van Garderen palla corta tenuta da Solé, apertura dietro per i clienti senza muro, difeso da Bruno di nuca. Ricchisi di fa, chiedo scusa, Van Garderen che porta e palla in campo. Piccolo gesto di reazione psicologica di Modena, 10-17. Nimira della vita al servizio. L'isolato strato offensivo di Van Garderen. Fabio Ricci. La sua battuta scende su Rossini che ci arriva Bruno a cercare l'attacco di Mazzone, tenuto però da Perugia, Leon sale altissimo, c'è la difesa di Rossini, c'è poi quella di Ngapet, Nimir, che cosa ha fatto Nimir, salta all'indietro, tira un pallone impossibile Nimir Abderaziz. Applaude il Palabarton sportivamente perché l'azione di Modena è stata... Certo che Bruno cerca di caricare i suoi compagni perché sa benissimo che è una squadra ottica a Milano,
Rigettene già, sì, Porro, per Roma no, lo aspettava lì però Gapet, Lomura, 11-17, adesso domina Modena. Roma no, ha voluto chiudere la palla senza pensare di colpirla alta, prima devi pensare a colpirla alta e poi dopo puoi variare il colpo. But I'm here now. All I really wanna know.